Le bancarelle del mercato dell'economia solidale da oggi si sono trasferite in piazza Santa Maria Maggiore. Gabriele Carletti. Prodotti biologici, ecosostenibili, etici e soprattutto buoni. Si annuncia così il mercatino dell'economia solidale che da oggi ha trovato casa in piazza Santa Maria Maggiore. Il giovedì, naturalmente, giorno di mercato a Trento. Emanuela Gualdi. Qui abbiamo scelto appunto i più virtuosi, ci sono sia espositori alimentari, quindi frutta, verdura o preparati, quindi conserve, marmellate, sia non alimentari, quindi c'è il vestiario biologico, c'è i prodotti della cooperazione sociale e i detersivi ecologici. Andrea appunto propone detersivi a impatto zero, assicura, per l'ambiente e per la salute. Però costano di più? Qualcosina di più, però sono molto concentrati, ecco, come prodotti, per cui ne viene usato in minor dose. E in questo regno del bio e del consumo etico c'è anche la bancarella delle cooperative sociali, che propongono manufatti in legno e tessuti. Qualcuno di loro faceva già mercatini in periodi limitati dell'anno oppure presso la propria sede, però non c'era questa visibilità in città che secondo noi è importante. Il trasferimento del mercatino solidale è anche un modo per far rivivere la piazza, da poco pedonalizzata. È quello che spera l'associazione Torre Vanga, in prima fila nel denunciare il degrado del quartiere. Al taglio del nastro c'erano anche loro, insieme all'assessore Roberto Stanchina, che ha annunciato: porteremo qui anche altre iniziative e forse, già nel 2016, anche delle casette del mercatino di Natale.